molto buona. La domanda è: ce la fai a finirla? Posso chiedere l'aiuto uno da casa? Posso chiedere l'aiuto dei fans? No, puoi chiedere massimo il mio. Buongiorno, dove siamo in questo momento? Se avete seguito la puntata precedente lo sapete. Siamo nell'ostello di Ragusa, anche se sembra apparentemente di essere all'estero, perché siamo gli unici due italiani di tutto l'ostello, neanche la receptionist è italiana. Ma guardate che carino il terrazzino del nostro ostellino, che bella situa per l'open bar di ieri sera che non abbiamo fatto. E lì c'è Fernando che ci aspetta. Nel frattempo, siccome per la Sicilia ci siamo resi conto che siamo andati abbastanza bene, ma potevamo pianificare le cose un po' meglio, allora in funzione della Sardegna, che arriverà tra qualche giorno, stiamo lavorando per voi. Ma non dare anticipazioni che poi magari diventa tutto un epic fail. Allora, stiamo semplicemente lavorando per voi per i contenuti sardi. Pianificazione dei prossimi giorni fatta, ci meritiamo un buon colazione pranzo. Fernando sarà on fire probabilmente. C'è di buono che si sarà asciugato tutto. Modica! No, vuole che andiamo di là. Perdersi a Modica, a luna, sotto il sole, a 50 gradi. Dopo 30 secondi che siamo arrivati qua, fatto. Did you pack the flashlight, the blanket and the mat? It's a real adventure, the trail you're looking at. Una sfoglia molto sottile di pasta di pane, poi viene farcita e arrotolata su se stessa, spennellata con l'uovo e cotta in forno. Prendiamo un pomodoro ragusano e una prezzemolo cipolle pomodoro. Sì, esatto. Finalmente assaggiamo la scaccia. Spuma pergiano, tipicità locale, e mandarino verde, perché l'abbiamo assaggiato e ci piace un sacco. E la pubblicità gratuita oggi la facciamo a Polara. Se sei d'accordo, le tagliamo a metà per far vedere il ripieno, non che le addenti così come... No, no, le addento così. Mi dispiace, non sono d'accordo, le addenterò così. Siete pronti? Mi ricorda le lasagne, tipo, mi ricorda un primo, perché ci sono tante sfoglie dentro e la consistenza della sfoglia interna è morbida come le sfoglie dei primi fatti a sfoglia, tipo le lasagne. Voglio dei morsi più soddisfacenti, dammi un bel morsazzo. Ci dobbiamo lavorare su. Hai ragione, sembra una lasagna racchiusa in un guscio di pane. Buonissima, mai assaggiata una cosa così? Il secondo concorrente si presenta così: prezzemolo, pomodoro e cipolla. Anche lei molto buona. Sai qual è l'ingrediente che si sente di più qua dentro, che viene fuori maggiormente? Il prezzemolo. Bravissima, non l'avrei mai detto, gli dà una spinta super. Di solito il prezzemolo è quella specie di robina che metti all'ultimo, anni 80, sul piatto, non sa di niente. Qua... Mega protagonista, molto molto buono. Allora, in pratica abbiamo appena scoperto una curiosità su questo posto. Questo posto qua si chiama cabanna, che vuol dire in dialetto da questa parte della strada, giusto Franci? Sì. Ok. Invece di fronte c'è dabanna, la proprietà è sempre la stessa, che vuol dire dall'altra parte della strada, ed è il ristorante gourmet. Cari amici, sempre da quel di Modica, secondo voi non ci fermavamo qua? I'm glad you came for a while, I thought you might be bailing. Ma prima, vestizione. Da davanti, tipo camicia di forza. Sì. Pronto per la doccia. But a thousand years seem like almost no time now. This guitar right here, do you still remember how? I played for you, I was crappy, but you sang along and I thought you knew I could die to keep you near. Vi ho preparato un assaggio del nostro infuso con la fava di cacao e della nostra cioccolata fredda. Noi realizziamo la cioccolata fredda con l'acqua, non utilizziamo il latte. Il fatto che ci sia l'acqua permette di far emergere bene gli aromi del cacao. Cin, ragazzi, sembra di fatto un tè freddo al cacao. Detta male, però secondo me rende l'idea. Il procedimento simile a quello del tè: acqua calda, fave di cacao tostate. Adesso lo stiamo bevendo freddo, è molto piacevole. Questa invece è una cioccolata fredda al cacao con l'acqua, non con il latte. Queste qui rose sono le cialde dei cannoni, che poi viene arrotolata in dei coni di metallo e fritta nello strutto. Ah, questa è un po' tutta la produzione. Questo è il sunto della nostra produzione.
Questo è un biscotto che si chiama Invratiglia, giusto? Che ha un ripieno di cioccolato e carne e anticamente veniva fatto in questo modo perché il cioccolato, grazie al burro di cacao, ha un potere estremamente conservante, quindi un biscotto di questo tipo può durare fino a un mese, ma se capita tra le nostre mani, un mese non dura. Se non ti dicono che c'è carne, non te ne accorgi. Che tipo di carne è? Controfiletto di vitello. Ma ribadisco, ragazzi, lo dovete assaggiare, non percepite la carne all'interno. Che bomba! Secondo me la carne in realtà è il valore aggiunto, perché gli dà quella consistenza giusta. Queste sono le nostre tavolette storiche, che sono la vaniglia e la cannella. Sono un 50% cacao e 50% zucchero. È un cioccolato che si presenta molto granuloso. È un cioccolato nero, quindi non al latte. Come mai lo zucchero rimane in cristalli e non si scioglie? Perché viene lavorato a freddo, per cui a questa temperatura lo zucchero non arriva effettivamente a sciogliersi. È molto buono ed è diversissimo da quello che di solito siamo abituati a mangiare. Ah, bello fresco. Si chiama fattoio perché il fattoio era un luogo fisico dove si macinavano le fave di cacao. Fino a metà degli anni 60, per la macinazione delle fave di cacao, è stato utilizzato quello strumento. In Sud America metate, qua era la palata racciuculatti. Oggi sappiamo che gli aztechi, i maya, macinavano i semi di cacao su questa pietra. Noi abbiamo deciso di non aderire al disciplinare perché questo disciplinare tentava di dimostrare una nascita anagrafica di questa tipologia di cioccolato nella nostra città. Cosa che documentalmente non è così. Noi compriamo anche massa di cacao, però in questo laboratorio noi facciamo bean to bar, dal seme, processo completo. Dal seme alla tavoletta. Brevemente tutti i passaggi bean to bar, cacao. Dalla fava di cacao alla barretta. Step 1, farsi arrivare il cacao. Step 2, controllare a campione che le fave rispettino i requisiti. Step numero 3, tostatura della fava e controllo visivo della qualità. Step numero 4, frangi cacao, ovvero avviene la separazione dal chicco di cacao vero e proprio con l'involucro esterno e si otterrà la granella di cacao. Step numero 5, la granella di cacao deve essere macinata, deve passare in una molazza di modo tale da ottenere la pasta di cacao. Step numero 6, la temperatrice che lo renderà lucido e poi si aggiungeranno i vari aromi, sapori per renderlo più particolare. Nell'attesa di veder friggere i cannoli, assaggiamo qualcosa di buono. I don't need to go over old and useless words. What you said, what I said, that might have made it worse. We're here again at the same spot where we kissed the first time. I swear my pain is far away, long gone by now. Ragazzi, è arrivato il momento cruciale, quello dell'assaggio del cannolo. Vi lasciamo senza l'assaggio del cannolo. Io volevo super ringraziare il signor Pierpaolo perché il tempo che ci hai dedicato tu non ce lo dedica mai nessuno. Ti sei guadagnata l'assaggio. Tutto questo in realtà perché devo scroccare un cannolo, ragazzi. In questa zona è più tipica la ricotta di mucca rispetto alla ricotta di pecora, quindi cannolo diverso rispetto al solito. Ah, e di qua c'è ricotta e pistacchio, quindi doppio morso. Molto buono, sapete perché? Perché la ricotta non è troppo dolce, ormai è quello il marchio di fabbrica. E finalmente tocca a me, fronte pistacchio, lato ricotta, bello fragrante, uno dei migliori cannoli provati finora, ragazzi. Dietro le quinte della copertina del video. Adesso chiaramente Franci non lo aprirà mai nel modo giusto e chiediamo 76 tavolette di cioccolato. Sorridi così, perfetto. Ci fermiamo per una pausa ristoratrice. Qui da Adamo trattasi di cremolata e non di granita perché c'è molta più frutta rispetto all'acqua e quindi lo vedete che è molto più densa rispetto al solito. Io l'ho presa ai gelsi rossi, penso che la prenderò ai gelsi fino alla fine della vacanza. Gianni invece arancia e fragola. Mentre aspetto Franci che è andata in bagno, vi segnalo che siamo tornati al van. Abbiamo preso la multa perché avevo pagato il parcheggio ma poi è scaduto e quando sono tornato era troppo tardi, ma la figata, ragazzi, è che prende la multa modica, se la paghi agli ausiliari entro, sembra 48 ore da quando l'hai presa, sono solo 5 euro. Quindi mi sono scapicollato a cercare un ausiliare che fortunatamente ho trovato e quindi abbiamo pagato solo 5 euro. Adesso appena torna Franci, spero carica di acqua, ci dirigiamo verso Scicli, prossima tappa. Mi sto sciogliendo. Hai preso l'acqua? Yes! Molto bene. Ma
Ma secondo voi, qual è il motivo per il quale tutte le volte che andiamo in un paesino, Franci sceglie sempre le vie più tortuose e faticose? Guarda che angolino, guarda che scorcio. Ma gli scorci così, su quali altri canali li vedete? Se questo video non fa 1 milione di views... Sì, questo video ci renderà ricchi per sempre. Allora, così va bene. Tra l'altro, devo ammettere che sono un bel po' stronzo, perché vengo in questi posti e il drone lo lascio in macchina. Mi sembra la scelta giusta e più azzeccata. Questa è la chiesa di San Matteo. Purtroppo dentro non si può entrare, sembra in ristrutturazione, sembra bellissima, però per ora è solo casa di piccioni, che peccato. Siamo arrivati fino alla chiesa, credo che non servano commenti, se non il fatto che rimpiango sempre più di non aver portato il drone. Adesso questa bella arietta che c'è qua, ce la prendiamo per un'ora e un quarto più o meno, e poi riscendiamo. No, qua piscine mi sa di no. Granita mi sa che dobbiamo scendere. Però c'hai la vista. Non è rinfrescante questa vista? Giano è quello piccolino là in fondo. Non ho nessuna intenzione di andare fino lì. Sì, pronto? Buonasera, mi trovo dall'altra parte del cortile rispetto a lei. Se può venire qui per cortesia, che non ho molta voglia. L'uscita si trova dal mio lato, non dal suo lato. Quindi lei dovrebbe fare la cortesia di alzarsi e venire di qua. Tutto chiaro, c'è solo un piccolo problema e non me ne frega niente. Grazie, buonasera. Non ho capito. Ma no, scendiamo di qua. Lei deve venire qua. E come al solito mi devo spostare io. Bene, siamo tornati a Modica. Perché siamo tornati a Modica? Perché abbiamo prenotato un ristorante a Modica. Quindi da Cicli, tornami a Modica. La città si è riempita di gente, c'erano anche un paio di matrimoni. Ci siamo messi a chiacchierare con dei vigili che erano incuriositi dal nostro mezzo. Ho avuto paura che ci facessero il terzo grado, ci volessero cazziare. Le posso fare una domanda? Minchia, ho cambiato colore. Invece erano solo incuriositi dal mezzo perché lo volevano comprare anche loro. Quindi niente ragazzi, andiamo a cena. Qui in Sicilia, quando vloggo con la camera così, mi guardano come se fossi un pirla, molto più di quanto non mi guardano come se fossi un pirla a Milano. Non so perché, però forse perché sono un pirla. A più tardi quando arriviamo al resto. Ciao! Osteria dai sapori perduti. Dei sapori perduti, splendida location, in piena Modica, e quindi partiamo sotto i migliori auspici. Io direi ragazzi, una bella arancina da ragù, come primo, ci accattiamo i ravioli con succo di maiali, mentre Franci va col sacunno e si prende, dov'è? I melenciani gonzati che gli piace assai. È arrivato l'antipasto, leggero leggero, caponatina, arancino, salame, formaggi vari, ricottina, bruschetta con il pomodoro, scaccia, olive, ma soprattutto con l'ovetto sodo. Perché hanno detto, non è che mi siete un po' deperiti? Vi do un ovetto sodo così va ricriate, come dice Giano. Ma come lo mangi? Con un coltello e forchetta? Te ne devo dar metà, se no addenterei. Ma addento? Poi mi dici che ti rubo tutto il cuore morbido, eh? Ragù, formaggio e piselli. E andremo di scaccia. È diversa da quella di oggi. Vado, Non vorrei sbagliare, ma dentro c'è solo formaggio. Non mi sembra che sia ragusano. Mi sembra qualcosa di un pochino più light. E c'è anche un pizzico di menta. Franci, dimmi tu. Volevo barare, fermare un cameriere e chiedergli: ma scusa, ma cosa c'è dentro? Affidiamoci al tuo sesto senso. Benissimo, non lo sai. Scusi, e posso chiedere una cosa? Cosa c'è dentro? Ricotta e finocchietto. Ecco che cos'era quel gusto. Ultimo assaggio, caponatina, perché dobbiamo diventare degli esperti. Tutto molto buono. Mi resta un po' scuro il ruolo di quest'uovo sodo. Ho un'idea. Ce lo portiamo in van e ci facciamo colazione domattina. Porzioncina sobria di melanzana di parmigiane per Franci. Commenti sulla tua porzione mega di ravioli? E in linea con le aspettative. Questa invece è la mia mattonella sobria di parmigiana di melanzane. Il Giano però ritiene il piatto ancora non completo. Vado? Vada. Era proprio quello di cui avevo bisogno stasera. Vai. Molto buona. Ma la domanda è, ce la fai a finirla? Posso chiedere l'aiuto uno da casa? Posso chiedere l'aiuto dei fans? No, puoi chiedere massimo il mio. Commento della cena di stasera. Si può fare? È un posto che di primo acchito mi ha lasciato un po' perplessa perché ha tipo 200 coperti. I posti con 200 coperti
mi sospettiscono sempre, ma facendo una cucina molto semplice, i piatti che abbiamo preso erano buoni e in più abbiamo l'ovetto per la colazione di domattina. Mio commento, copia e incolla di Franci. Ctrl C, Ctrl V. Andiamo a cercare un posto dove dormire. E mo sì che so che altro. Questa sera ci fermiamo a dormire a Punta Secca. La domanda, amici siciliani, che voglio porvi è: ma di secco, questa punta, che cosa? C'è l'umidità del 99%, stiamo respirando acqua. Sembra di essere in Indonesia. Perché si chiama Punta Secca?